Salve a tutti amici, un saluto al vostro Supercorris. Tadan! Come vi avevo promesso, proviamo Heavy Duty Challenge, questo gioco che uscirà il 14 settembre per tutte le piattaforme di nuova generazione. Quindi lo potete trovare su PC, su PS5, su Xbox Series X ed S. Ne lo proviamo su PS5. Ringrazio Aerosoft e soprattutto Matteo che ci ha inviato questo codice in netto anticipo per provare il titolo. Faremo una prova ora e se non abbiamo problemi faremo anche una live stasera, perché di solito con i giochi in anteprima alle volte le live sono problematiche, non te le fa fare. Penso che non ci siano problemi, quindi stasera lo vorrei provare in live per poter fare una sessione di gioco anche prolungata. Mi fa piacere perché Aerosoft finalmente si è accorta di noi, sono contentissimo che ci abbia contattati, ci abbia fornito il codice tramite Matteo. E devo dire che questo è un gioco che chiaramente io, raga, non so minimamente come funzioni. Io so che esiste questa disciplina dei camion che vanno fuori strada, però effettivamente non l'ho mai giocato, quindi lo andiamo a scoprire insieme. La cosa bella è che è un gioco next gen, quindi non lo troverete sulle vecchie console, quindi mi aspetto che abbia una grafica all'altezza. Allora, questo è un piccolo tutorial, come possiamo vedere. Io vi dico, ragazzi, lo trovate ovunque, lo potete preordinare perché costa pure non troppi soldi, sta sui 35 euro, mi sa, 29. Comunque, il prezzo non è alto, quindi vediamo se ne vale la pena. Con il nostro T300 andiamo a vedere qua. Allora, ci dice salire di marcia. Allora, questo è per salire di marcia. Questo... Vabbè, ma io sto guidando con... Fatemi vedere se riesco... No, allora in questo momento non ci fa usare il volante. Fatemi vedere qual è la problematica. Ah boh, ce lo fa usare con il... con il joypad. Allora, interni del camion, fatti bene. Gli interni sono belli. Quindi qua ci dice che per cambiare dobbiamo usare questo. Ragazzi, complicato, eh. Allora, questo è per passare da un sedile all'altro. Addirittura abbiamo messo la seconda. Scalare marcia, differenziale. A me volevo provarlo con il nostro volante. Sta acceso il volante, non capisco perché non me lo fa provare. Ragazzi, non ci fa provare il... non ci fa giocare col volante. Andiamo di parte, poi vediamo se riusciamo a sbloccare. Allora, qua andiamo a vedere le marce. Prima volevo vedere pure le inquadrature, se si possono cambiare. Allora, raga, ci vuole tempo. Qua vediamo il differenziale, come poterlo aggiustare. Freno a mano. Ecco l'inquadratura, bello. Ma il camioncino bello che ci abbiamo. Oh raga, graficamente bene, eh. Finalmente si sono decisi tutti quanti a fare giochi next gen. Graficamente devo dire, mi piace. Si percepisce che è una grafica comunque più evoluta rispetto a quella di una PS4, di Xbox One. Allora, da fuori chiaramente si vede meglio tutto. E qua dobbiamo, presumo, passare. Non mi ricordo pescare marcia. Caspita ragazzi, comunque è fortissimo. Come si fa a scalare? No, questo è il differenziale. Ragazzi, ho prendo la mano. Allora, questo è per scalare le marce. Questo è per salire. Dargli per un po' di sprint. Vedete? Dovete passare in mezzo al percorso guidato con questo, che non è un mezzo sicuramente piccolo. Si passa in questo percorso guidato e chiaramente bisogna fare punti. Ora questo lo scopriremo andando avanti. Raga, una figata, eh. A me che fuori strada piace andare a ficcarmi in posti lerci. E ce l'abbiamo fatta. Corso di base completato. Speriamo che ci faccia guidare col volante, così ve lo posso giudicare anche col volante.
Devo dire che graficamente mi piace. Sono sincero, sapete che Aerosoft non sempre mi ha fatto giochi che mi piacciono graficamente. Peccato che non va. Non va proprio il... rotazione integrale. Perché non va? Porca miseria. Perché la reta marcia? Proviamo a tornare al menu principale. Andiamo a vedere se riusciamo a sbloccare il volante. Impostazioni. Non è niente, impostazioni queste sono. Ma mi sembra molto strano. Sono io evidentemente che non riesco, perché ragazzi, volante acceso dovrebbe essere completamente pronto a essere utilizzato. Sembra strano che non ci faccia giocare. Poi questo è un volante riconosciuto da tutti i giochi. E niente raga, non funziona con... Sento pure il force feedback già in tiro, quindi c'è qualcosa che non mi ridà. Ora sto camminando, però non gira. Vedete? Cioè funziona il volante, però non mi dà modo di utilizzarlo. Va bene. Mettiamo la trazione integrale, va. Vedete, purtroppo ragazzi il volante non dà segni di vita. Se qualcuno sa come farlo funzionare, ditemelo. Beh raga, è bello. Cioè è figo poter andare in luoghi. Oddio. In luoghi così sperduti con un camion sostanzialmente. Non è facile, eh. Qua sto andando pure piano pianino. Ah vedi, abbiamo pure il tempo, vedi. E devi fare pure veloce, perché praticamente col tempo non puoi sfallare. Ragazzi, è realistico, eh. Peccato che non lo riesco a utilizzare col volante, sennò... Ma proveremo a sbloccarlo. Questa prima prova col pad, devo dire che è realistico. Vedere anche come si muove il camion sulle sconnessioni, qua sulle pietre. Non male, non male. Vediamo se metto una seconda qua, mica ce la fa andare più veloce. Probabilmente qua magari possiamo pure allungare una seconda per arrivare a Ponticello. Finalmente devo dire che si percepisce che è un gioco dalla qualità grafica molto migliore di altre produzioni, dimostrando che voglio, la next gen, se sfruttata, può dare. Vediamo qua, non vedo una cippa di dove sto andando. Vediamo pure un po'. Da longboard è difficile capire bene se si sta facendo tutto perfetto. Ti ho ammazzato. Figo ragazzi, devo dire che è figo. Ma qua dove devo andare? Questo a destra? Non so, perso. Cazzo, no. È successo... Siamo persi. Come si faceva a cambiare l'inquadratura? Non me lo ricordo. Freno a mano. No. Lo abbiamo spento. Raga, è complicato, vedete? È molto simulativo. Direzione sbagliata, abbiamo perso dei punti. Molto simulativo. Quindi bisognava andare di qua. Oh, dove cazzo è? No, ho buggato tutto il gioco.
Allora, dovremmo andare teoricamente. Allora, le frecce di una dobbiamo andare qua. Un po' più, guarda. Ah, vedi che avevamo finito. Ragazzi, non è facile per niente. Sembrava un gioco molto poco simulativo, invece non lo è. Posso assicurare che è complicato. Secondo me col volante è ancora più realistico, perché tutte quelle sconnessioni che vediamo col volante dovrebbe essere proprio riproposte al meglio. Facciamo pure questa qua. Differenziale, vedete, strada è per andare un po' più veloce. E come si sale? Ci si schioppa la trazione integrale, via! In che famo dove dobbiamo andare, voglio... Oh cazzo, no, qua devo mettere in quadro da fuori, perché non sto capendo dove siamo. Minchia, quanto è bello sto camion, quanto è grosso, voglio... Certo che ci vuole veramente... Ah, questo è noi. Aspetta, ragazzi, non riesco a capire dove siamo diretti. Ma devo scendere qua, sì. Cioè, pensate, quelli che lo fanno davvero sono folli. Guardate, andate, stepettate coi tunnel. Guardate che roba, va. Allora, ragazzi, graficamente, sì, non stiamo a parlare di Gran Turismo, di Forza Motorsport, però la grafica è bella, non è male. A livello di giocabilità, ripeto, col pad è molto giocabile. Peccato che io in questo momento non riesco a attivare il volante. Qualcuno sa come si fa, me lo dite, così proviamo a attivare il volante. Se no è inutile pure farci la live a sto punto. Palo rotto, vedi, non si devono toccare i pali. Andiamo a vedere, ragazzi, sto facendo tutto un po' a casaccio, però si deve stare attenti anche a ciò che si tocca. Guarda qua che cazzo di terreno. Grazie, è una figata, eh. Rende molto bene l'idea di essere su un mezzo del genere. Ma che bello, si può salire pure sulla macchina, va? Dato che è una Mercedes, la rompiamo volentieri. Guarda qua, va. Che è successo? Attiviamo tutto. Dove ci siamo bloccati? Non si poteva salire sulla macchina. Vabbè, ragazzi, qua, eh. Io lo sto scoprendo con voi questo gioco e questo sport, perché non ne sono pratico minimamente. Non te le dico le bugie, cerco di non prendere il paletto. Però vi dico che mi piace. Guardate quanto è fatto bene il camion. Cioè, voglio tanta roba. Gli amanti del genere sicuramente saranno stra felici. Sono riuscito a non prendere neanche il paletto, quindi qua se passiamo in mezzo dobbiamo cercare di non sprofondare con le gomme in questo fossato. Guarda quanto è bella la Mercedes distrutta, guarda quanto è bello. Già perché distruggiamo le Mercedes mi piace sto gioco. Questo è come un tutorial, vedete, piccole prove. Sì, vai. Sono piccole prove che ci stanno permettendo di... Ah, vedi, mo ci dobbiamo comprare il camion. E che ci abbiamo noi? Ce lo fa comprare, qua. Ah, l'abbiamo comprato. Allora, ragazzi, io ora voglio capire semplicemente una cosa. Si può potenziare il camion, come vedete, c'è una bella carriera articolata. Io voglio capire solo una cosa qua. Come posso attivare il volante? Vediamo pure i caricamenti, se sono next gen. Prima si è caricato abbastanza velocemente. Sì, devo dire, i caricamenti sono veloci. 10-15 secondi, non è male. PS4 ci mette 30-40 secondi a caricare una partita. Il bosco disincantato, ai ai ai. E che niente, ragazzi, non mi funziona sto benedetto volante.
non capisco perché, non capisco perché. Cioè, funzionano tutti i vari tasti. Cioè, funziona tutto e non mi funziona il volante. Boh, va bene. Allora, partom. Bosco incantato. Questa è la mappa, che è questa? Una mappa, penso di sì. Via. Bosco disincantato. Una bella seconda qua. Una bella terza. Qua vedete poi chiaramente le missioni a terra aperta non sono facili, perché qua secondo me dovete pure rendere conto dove sto andando. Sto seguendo il percorso. Abbiamo preso il camioncino piccolo. Penso di sì. Vedi, qua possiamo tranquillamente staccare la 4x4 tutte le varie cose, perché ci serve un po' di velocità. Però fa piacere che finalmente tante ditte hanno iniziato a fare giochi next gen, vedete. Se fosse uscito su PS4 graficamente non sarebbe stato così. Ha dei difetti, sì, vedete, un pop-up, problematiche varie, ma di base il mezzo è riprodotto bene e anche la fisica di gioco. No, sta là Lucangelo, ma ce ma fai là? Come si fa ad arrivare là? Questa dietro la inquadratura su più scotto, bello. C'è veramente un gioco che ti dà la sensazione di essere lì. Se riusciamo a sbloccare sto benedetto volante, non capisco perché non ci si riesca a giocare. Mi piacerebbe davvero. Secondo me col volante sto gioco è un bijou. Allora il cancello sta di là, non ho capito come arrivarci. E là l'ho visto il cancello, quindi ci diamo. Pure i luoghi angusti qua dovete mettere dentro, dovete calcolare sempre bene anche gli ingombri. Oh, guarda come va la 4x4, guarda come va. Allora qua sta l'ufiume, ecco qua, molto bene, ci siamo lievemente incasinati la vita. Ho visto il cancello là. Però non ho capito come ci si arriva. Forse abbiamo scelto. Vedete, poi c'era pure il propulsore, il cambio, tutti gli organi se sono intatti. Ma ragazzi, ho avuto una visione, perché ho visto che c'era il cancello ma non l'ho preso. Vedi, sboscherai un po' di... toscare un po' di girasoli. Mettiamo una seconda vola violenta. Aspetta, ho spostato le cinque. Gira, gira, gira. No. Molto complicato. Cioè, molto simulativo, ragazzi. Secondo me col volante sarebbe veramente da Dio sto gioco. Però potrebbe anche essere una scelta di Aerosoft, perché se vi ricordate On the Road, quando l'abbiamo preso, per un lungo periodo di tempo non aveva la possibilità di giocare con il volante. Io adesso lo chiederò a Matteo che mi ha fornito il gioco, gli chiederò se effettivamente è una scelta loro all'inizio su console, perché ho visto anche qualche gameplay su PC. E ho visto che comunque il gioco girava tranquillamente con il volante. E quindi dobbiamo sapere, dai. Vabbè, mi sono bloccato sulla staccionata. Bene così. Comunque, raga, disamina finale volante in questa prima prova. Ripeto, se lo possiamo giocare col volante ci facciamo una bella live, perché secondo me è divertente. Allora, disamina finale. La grafica mi piace. Finalmente possiamo dire che anche Aerosoft, come altre ditte, hanno iniziato a lavorare solo su Next Gen. E lo si vede perché è tutto molto dettagliato. Soprattutto il camion negli interni, bello. Il realismo c'è, anche se l'abbiamo potuto giocare soltanto con il pad. Il realismo c'è, secondo me col volante è veramente un gioco poderoso.
E devo dire che per gli amanti del genere è divertente, ben fatto, le mappe sembrano belle estese, è complicato da aggiustarsi con un camion in mezzo a tutta sta vegetazione, quindi io penso che il suo ruolo lo svolge il gioco. Poi chiaramente fare molti approfondimenti e vedremo se si riuscirà a provare col volante. Io chiudo qua, ringrazio Matteo e Aerosoft, ci vediamo nei prossimi video del vostro Supercore, ciao, agliò!